Si è svolto con successo la manifestazione per ricordare gli 80 anni dal bombardamento di Halifa, avvenuto il 13 ottobre del 1943. La manifestazione è stata organizzata e voluta dalla Proloco di Halifa con il patrocinio del comune. Il susseguirsi di eventi è cominciato con un lungo corteo per le strade della città, accompagnato dalla banda musicale dell'Istituto Comprensivo di Halifa, partito dalla chiesa fino al Monumento della Libertà, dove è avvenuta la deposizione della corona di alloro. Poi una messa per ricordare le oltre 40 vittime perite in quell'inferno del 13 ottobre del 43, avvenuto a mezzogiorno e due minuti, a sentire gli storici. Un vero mezzogiorno di fuoco che registrò purtroppo tantissime vittime innocenti. Infine anche un convegno per ricordare e capire il perché di quella strage di innocenti avvenuta nelle mura romane della città di Halifa, con versioni storiche contrastanti su cosa è successo esattamente 80 anni fa. Il bombardamento, la causa scatenante è stata la guerra, la seconda guerra mondiale. Quando si sono confrontati i tedeschi con gli alleati, naturalmente ogni luogo poteva diventare luogo di guerra. Quindi Halifa non sapeva di poter essere occupata, gli halifani non sapevano di poter essere bombardati, e per cui si sono visti questo bombardamento addosso senza rendersene conto. E quindi è difficile poter rispondere a questa domanda, perché non c'è luogo del mondo che non possa essere assoggettato a questo discorso dei bombardamenti. Una manifestazione che ha consentito soprattutto alle nuove generazioni di riflettere, di capire e di ricordare, attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quegli attimi, il perché di quella strage, ammesso che ci sia un perché. Sono nato l'8 marzo 1933, 10 anni però, grazie a Dio, mi trovavo sotto le montagne, perché mio padre, siccome aveva fatto la guerra 15-18, era convinto che Halifa venisse bombardato. Ed infatti due zii sono morti sotto i bombardamenti qua a Halifa: Filomena, Pagnano, Michele. Stanno scritti in una lapide. E mio padre assolutamente non c'ha facetta, li fa venire con la montagna. Siccome tenevano certe vacche, delle bestiame, tenevano una stalla, convinti vicino a Halifa non bombarda. E infatti Halifa non buono forte, però Halifa è incendiato. Aerei che non arrivavano, se sentivo lì. Io mi chiamo Alessandro Ventriglia, sono del 36 e sono nato a Terracina. Siamo venuti sfollati da Napoli per ragioni della Seconda Guerra Mondiale, per i bombardamenti che sono stati fatti a Napoli, e siamo stati accolti dalla cittadinanza. Quando mia madre ha visto che stavano ritirando i tedeschi, si è data da fare, sollecitata anche dall'allora potestà a Vecune, e è stata invitata a interpellare i tedeschi che avanzavano e che erano ormai in fila qua con i carri armati e che dovevano attraversare il paese. Dice: signore, andate incontro a questa gente e ditegli che se passano per il paese mezzo casca, perché come conoscete voi, all'interno è stretto. E mamma è uscita e io e mia sorella stavamo sotto a quella porta, sotto alla porta Napoli. Io avevo 7 anni e ha fermato l'avanzata la colonna di carri armati. L'ha fermata, è sceso il comandante che stava sul primo carro armato, e l'ha ascoltata.
La mamma gli ha detto quello che c'era da dire, che il prefetto Avecone aveva da dirgli, e lui non ci stava, il comandante. Ha tirato fuori la pistola e stava per spararla. E io e mia sorella abbiamo gridato, lui si è fermato con la pistola, l'ha sputata in faccia, gli ha detto che doveva fare la circonvallazione, in parole povere, che non doveva passare nel paese. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.